Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, con questo video partecipo al progetto pensato, ideato da Melania Costantino che si intitola Un Nobel per te, un progetto che per i frequentatori di BookTube sicuramente non è nuovo, insomma sanno di che cosa io stia parlando. E, tra l'altro è anche giunta la sua terza edizione, per cui insomma, un progetto abbastanza consolidato. Per me è la prima esperienza, quindi è la prima volta che partecipo a questo progetto e ne sono molto contenta. Per questo ringrazio Melania per avermi dato questa possibilità. Velocemente in sintesi, anche se sono sicura che non ce ne sarà bisogno, vi dico in che cosa consiste questo progetto. Praticamente consiste nel leggere e parlare di scrittori e di libri che hanno vinto un premio Nobel per la letteratura. E in che modo? Il tutto avviene tramite sorteggio, ossia si sorteggerà lo scrittore che verrà abbinato al partecipante, quindi a colui che leggerà uno dei libri di questo scrittore, e poi tramite un calendario stabilito da Melania si va appunto a parlare del libro e dello scrittore, insomma, di conseguenza che viene estratto. Per quanto mi riguarda, mi è stato sorteggiato lo scrittore inglese di origine giapponese, Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura nel 2017. Approfitto di questo video per fare gli auguri a questo scrittore perché proprio ieri è stato il suo compleanno, quindi proprio capita, a pennello questo video in questo giorno. E gli faccio tanti auguri e insomma il libro che io ho scelto di leggere è Quel che resta del giorno, anche perché è stato il libro che gli ha diciamo dato l'ok, tra virgolette, al conferimento del premio Nobel. Quindi grazie a questo libro gli è stato appunto assegnato questo premio Nobel. Il libro risale al 1989, mentre come dicevo il Nobel è assegnato nel 2017, quindi insomma ci è voluto un po' di tempo, però ho scelto questo libro appositamente per questa ragione. Libro raccontato in prima persona dal protagonista della storia che è Mr. Stevens, il quale incarna perfettamente il maggiordomo inglese, il maggiordomo britannico. Devo dire che questo libro è sotto tutti i punti di vista strettamente prettamente inglese, cioè lo stile inglese traspare ovunque, in ogni poro del libro. Quindi, per quanto Ishiguro abbia un'origine giapponese, devo dire che con questo libro mette in evidenza tutto il suo lato britannico, il suo lato inglese. Il maggiordomo in questione, quindi Mr. Stevens, racconterà appunto, come dicevo, in prima persona la storia attraverso un viaggio che lui si concederà ormai in età avanzata, o meglio, gli sarà concesso questo viaggio dal suo ultimo datore di lavoro, il quale in più gli presterà la sua auto proprio per affrontare questo viaggio e per visitare le campagne inglesi che lui non aveva mai avuto modo di visitare in precedenza, se non attraverso gli occhi e i racconti dei numerosi personaggi di spicco anche da un punto di vista politico che si intercambiavano all'interno dell'abitazione in cui lui è sempre vissuto e dove è vissuto anche il suo primo datore di lavoro, peraltro uomo di dubbia moralità, infatti non era una persona molto trasparente, ecco, ma lui, fedele al suo mestiere, al suo lavoro, gli è sempre stato appunto fedele anche in questo senso. Quindi diciamo che Mr. Stevens farà questo viaggio nel 56 e tutto il viaggio è intervallato da dei flashback sul suo passato, sul passato in particolar modo su un arco temporale che va dagli anni 20 agli anni 30, dove avrà modo anche di conoscere una sua collega che ne prenderà servizio all'interno di questa abitazione, che è Miss Kenton, e con la quale lui continuerà ad avere dei rapporti, comunque anche seppure epistolari, dei contatti anche dopo quando Miss Kenton lascerà questa abitazione per prendere strade differenti.
Mr. Stevens incarna veramente, dal mio punto di vista, proprio come ho detto, il perfetto maggiordomo inglese, ma in tutto, non soltanto nell'atteggiamento, nell'aplomb, ma anche nel modo di parlare, di pensare, di agire. Lui è molto distaccato con tutto ciò che lo circonda, da tutto ciò che lo circonda, non si lascia coinvolgere in nulla, perché è fedele al suo lavoro, deve svolgere il suo lavoro nel miglior modo possibile. Lui vuole essere perfetto, ma diciamo che questo suo voler essere perfetto avrà poi un rovescio della medaglia, perché lo priverà della vita reale, lo priverà dei sentimenti, delle emozioni, della vita che gli scorrerà davanti e gli sfuggirà in un certo senso anche così tra le dita. Almeno questo è quello che io ho percepito. Io ho avvertito un sentimento, un gusto anche dolce amaro tra le righe di questo romanzo, ed è la parte che più mi ha, diciamo, intenerito, tra virgolette, nel rapporto con questo maggiordomo, con Mr. Stevens. Quindi diciamo che da un punto di vista stilistico io ho trovato il romanzo perfetto, l'ho trovato puntuale, preciso, ben scritto ovviamente, perfetto per chi ama questo genere di scrittura, questo genere di letteratura. Io mi sono un pochino, diciamo, in parte distaccata, nel senso che non è il genere di scrittura che fa per me. Non è stato in grado di coinvolgermi totalmente, non mi ha appassionata, a tratti mi ha annoiata, l'ho trovato anche un po' povero di trama, ma perché non rispecchia il mio gusto, non rispecchia sì, i miei gusti letterari. Probabilmente invece a qualcun altro sarà sicuramente piaciuto e potrà piacere, a chi ama questo genere di scrittura, questa scrittura così poco coinvolgente, almeno per quanto mi riguarda. Al di là di questo, insomma, il libro è consigliato, ovviamente, è consigliato, assolutamente, assolutamente sì. Ultima nota da questo romanzo è stato anche tratto, un film interpretato da Anthony Hopkins e da Emma Thompson, che io però purtroppo non ho, ancora visto, e che onestamente non so se vedrò, perché ho paura si tratti di quei classici film, un po' pesanti, un po' lenti. Quindi, così come il libro, ho paura che il film mi trasmetta le stesse sensazioni, quindi non so se lo vedrò, però insomma, se qualcuno l'ha visto, anzi, mi faccia sapere se ne vale la pena oppure no. Insomma, detto ciò, io penso di aver detto più o meno tutto, non voglio raccontare troppo della storia perché altrimenti, no, andrei a togliere la sorpresa, però ecco, queste sono le dinamiche del racconto. E non aggiungo altro, ringrazio ancora Melania per avermi dato questa possibilità e vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!